Ci sono sicuramente degli errori da limare, perché siamo andati in vantaggio due volte e ci siamo fatti recuperare tutte e due le volte, tutte e due su calci piazzati, e quindi dobbiamo migliorare questa cosa qua. Però dobbiamo cogliere anche le cose positive, perché sia contro il Molise che contro il Gubbio potevano tornare a casa senza punti, e quindi invece si è riusciti a estrapolare due punti, e questa è una cosa positiva. Cos'è successo in quel secondo tempo di domenica in cui proprio niente ha girato come avrebbe dovuto? Siamo andati un po' in caos, secondo me, perché abbiamo cercato di difendere il risultato per la vittoria, e quindi ci siamo abbassati un po' troppo e abbiamo dato coraggio a loro, che hanno decisamente preso sopravvento su di noi per tutto il secondo tempo. Si parla tanto degli attaccanti che non riescono a segnare, a parte Bacio Terracino domenica, però in azione solitaria, si guarda anche un po' al centrocampo e anche a te. Sì, si guarda tutto il reparto che c'entra dal centro, dalla difesa in su, e quindi è normale che la gente si aspetta di più da questi due reparti qua, però sono sicuro che i gol arriveranno, le vittorie arriveranno, perché ci alleniamo bene, ci impegniamo, e quindi sono sicuro che il lavoro pagherà. Domenica è la prima di due trasferte consecutive contro una squadra sulla carta molto forte, che però non sta attraversando un bel momento, però a fior fior di nome, Caracciolo, Guerra, sarà complicato. Infatti dobbiamo stare attenti a molte loro individualità, perché in qualsiasi momento ci possono mettere in difficoltà, però dobbiamo essere bravi anche a cogliere questo loro momento di difficoltà e cercare di metterli in difficoltà il più possibile. Cosa si dice nello spogliatoio per questa prima vittoria che ancora manca? No, un po' ci si scherza sopra, però siamo sicuri che bisogna stare con la mente serena, perché se incominciamo a metterci, a insultarci l'un l'altro, non funziona, non va così. E quindi siamo sicuri che le vittorie arriveranno. Senti, tu personalmente non hai un bel ricordo della Ferrarti-Savona? No, perché l'anno scorso ci ha buttato fuori con Alessandria nei playoff, e nonostante avessimo vinto da loro, poi sono venuti in casa nostra e ci hanno battuto, e quindi il Salò mi è rimasto un po' qua. Vedremo domenica di fargli uno sgambetto.